Anteprima del nostro telegiornale, con il solito ampio spazio dedicato al coronavirus, anche se la notizia di cronaca che riguarda l'isola di Ischia è la scomparsa di Domenico Savio. Daremo ampio spazio a tutti i messaggi di cordoglio che sono arrivati per Savio e per la sua famiglia, e poi la pagina con la politica, con gli ultimi accadimenti al Consiglio Comunale di Ischia. Di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Nicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica di Ischia. Una lunga storia senza fine. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Ischia perde un paladino, è morto Domenico Savio. Il segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista è finito questa mattina all'età di 80 anni. Grande cordoglio da tutto il panorama politico. Coronavirus in Campania, torna lo sceriffo. Nuova stretta di De Luca ai provvedimenti del governo con l'obiettivo di ridurre al minimo ogni rischio contagio. Coronavirus, cambiano i trasporti marittimi e terrestri. Rimodulato il piano orario di autobus, traghetti e aliscafi dopo le nuove ordinanze.
Ischia, Consiglio Comunale Flash, assente la minoranza. In una rapidissima seduta del Civico Consesso, Raffaele Trani è stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Botta e risposta tra il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale. Dopo il TG, l'intervista a Marco Laraspate e la conferenza del Presidente De Luca. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Consiglio Comunale Flash ad Ischia, alle ore 19, il Civico Consesso, presenti i soli consiglieri di maggioranza, ha nominato il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Con voto palese è stato eletto il dottor Raffaele Trani. Per la cronaca, il presidente del Consiglio, Ottorino Matter, aveva proposto la candidatura del dottor Pasqualino Migliaccio, che non ha incontrato i favori della maggioranza. In apertura di seduta il Presidente ha letto un documento sottoscritto dai consiglieri di minoranza con il quale motivavano la loro assenza dall'Aula. Alcuni termini usati nel documento hanno suscitato il risentimento del consigliere Pasquale Balestrieri. Da sottolineare per la cronaca uno scambio di accuse tra sindaco e presidente. Il primo cittadino ha redarguito Matera chiedendogli di evitare alcune esternazioni pubbliche non proprio rispettose del ruolo rivestito. Per tutta risposta il presidente ha chiosato: non è questo il luogo, ma avremo modi e tempi per rispondere. Ed ora la pagina dedicata al coronavirus. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che da questa mattina sono stati esaminati 59 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 12 di questi sono risultati positivi. Come per tutti, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. I positivi in Campania salgono dunque a 234, i guariti sono 5 e i deceduti 2. Allo stato non c'è nessun risultato riguardante eventuali tamponi positivi provenienti dalle isole. I soli dati ufficiali riguardano l'intera regione Campania. Per i dati isolani è previsto un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore. Nuovo giro di vite della regione Campania nel controllo del territorio. Con l'ordinanza numero 16 il presidente De Luca ha letteralmente ordinato a tutti di restare a casa. Quello che a livello governativo è stato definito come un invito nella nostra Campania diviene dunque un ordine. Sono consentiti spostamenti solo di natura temporanea e individuale per motivi di lavoro, di salute o per necessità come fare la spesa, recarsi in farmacia, accudire qualcuno bisognoso o un animale d'affezione, sempre però in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Si potrà essere accompagnati solo nel caso uno dei due abbia bisogno per motivi di salute e nel caso si vada entrambi al lavoro passando per le stesse strade. La trasgressione a questa prescrizione comporterà l'obbligo immediato di quarantena domiciliare per 14 giorni con divieto di contatti sociali e obbligo di reperibilità costante. Confermato sia per il mancato rispetto dell'ordinanza sia per il mancato rispetto dell'eventuale isolamento il reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale con l'ammenda fino a 206 euro o con l'arresto fino a 3 mesi. Con l'ordinanza numero 15 invece il presidente De Luca ha assunto una decisione che in tanti chiedevano sin dal primo momento. Fino al 3 aprile sono sospese le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati. Centri di riabilitazione estensiva, centri diurni per anziani e disabili non autosufficienti, per pazienti psichiatrici, minori e adulti, nonché tutti i servizi sociali a regime diurno. Sospesi anche i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e specialistica, tranne quelli urgenti e indifferibili, indicati al distretto sanitario dai vari direttori sanitari o tecnici dei servizi sanitari. Abbiamo una grande preoccupazione per l'arrivo dal nord di tanti cittadini nei giorni scorsi che sono sfuggiti al controllo, lo sottolinea il presidente De Luca nel video di oggi pomeriggio. Per questo ci aspettiamo in Campania un picco di contagi, ma noi siamo pronti con le strutture sanitarie. Abbiamo previsto un incremento aggiuntivo di altri 490 posti letto. Siamo in grado di risolvere i problemi. Ascoltiamo De Luca. Preoccupazione che è legata soprattutto agli arrivi che abbiamo registrato dal nord al sud nei giorni scorsi. Abbiamo identificato 1850 persone o si sono autosegnalate e si sono dunque messe in isolamento domiciliare, ma sicuramente ci sono molte altre persone arrivate con mezzi propri che sono sfuggite al controllo o non si sono autosegnalate.
Questa è una preoccupazione che abbiamo, nel senso che ci aspettiamo che nelle prossime 2 settimane noi abbiamo in Campania un picco di contagi di coronavirus. Questa è la realtà a cui dobbiamo fare fronte. Ho già illustrato il piano di emergenza che abbiamo messo a punto. Oggi abbiamo 222 positivi. Abbiamo messo a punto un piano che prevede l'intervento della sanità campana nel caso che ci siano 10 volte più contagiati. Il piano che abbiamo predisposto è tagliato su questa previsione di assoluta emergenza. Quindi noi prevediamo un incremento aggiuntivo a quello che avevamo 10 giorni fa di 490 posti letto, 102 per terapia intensiva, 85 per subterapia intensiva e 403 posti letto in più fra malattie infettive e pneumologia. A questo piano straordinario sono chiamati a dare il contributo praticamente tutte le ASL e tutte le aziende. Vi devo ripetere che se facciamo tutti quanti il nostro dovere, la situazione è dura e difficile, non c'è da fare autoconsolazione, ma siamo assolutamente in grado di governarla e siamo assolutamente in grado di risolvere i problemi. Vi ho fatto vedere il grafico che ci è stato elaborato dal Cotugno. Si prevede che in Campania il picco di contagi sarà a metà aprile. Avremo bisogno per quel periodo di 150 posti letto in terapia intensiva. Siamo assolutamente pronti ad affrontare quell'emergenza. E per il coronavirus, 3 mesi di slittamento per le elezioni regionali e comunali previste a maggio. E quanto prevede la bozza del decreto coronavirus, il riferimento è ai consigli regionali di Campania, Veneto, Liguria, Toscana, Marche e Puglia. Verso lo slittamento anche il termine entro il quale è indetto il referendum per il taglio dei parlamentari, ovviamente rinviate anche le comunali di Lacco, Ameno e Procida. In questo periodo di emergenza sanitaria ad avere un ruolo fondamentale sono anche le farmacie che, oltre agli ospedali e ai medici di medicina generale, rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Il problema riguarda la mancanza di mascherine. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Michele Di Iorio, presidente di Federpharma Napoli. Sentiamo. Presidente, la domanda che tutti si fanno, dove è possibile acquistare mascherine e quando arriveranno? Ma guardi, io non dove in farmacia e nei negozi sanitari e altro, non posso sapere quando, perché buona parte di queste fabbriche di mascherine sono dislocate nel sud-est asiatico e le produzioni sono spesso intercettate unicamente per gli ospedali, per le forze dell'ordine, per gli operatori del 118 e quant'altro. Spero che quanto prima si regolarizzerà la distribuzione delle mascherine. Per chi ha la fortuna di trovarla, qual è il prezzo giusto per una mascherina veramente efficace? E poi diamo un messaggio anche dopo i sequestri della Guardia di Finanza effettuati per una vendita di mascherine troppo sovrapprezzo. Guardi, non esiste un prezzo di riferimento perché il governo ha voluto 3 anni fa individuare il meccanismo di distribuzione dei generi sanitari come secondo la logica della domanda e dell'offerta. È inevitabile che in questo momento certi prezzi siano più elevati di quelli che lo sono nei momenti ordinari. Quindi non mi spavento se sento delle cose, esiste comunque il controllo della Guardia di Finanza che verifica la congruità del prezzo di vendita rispetto al prezzo acquisto attraverso l'analisi delle fatture. Le farmacie sono state tutte controllate, in nessuna farmacia si è rivelato un momento distorsivo, cosa che invece è successo in altri canali di vendita, ma non sta a me giudicare, ne prendo semplicemente atto.
Io ritengo che i cittadini possono fidarsi della farmacia, perché il farmacista ci mette la faccia su questo. Polizia municipale e carabinieri sono impegnati anche sul territorio dell'isola di Procida per far rispettare le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. I posti di blocco vengono disposti per effettuare i controlli e denunciare i cittadini sprovvisti di autocertificazione e irrispettosi delle norme. I controlli saranno drastici, afferma il sindaco di Ambrosino, perché la situazione attuale lo impone. Anche il presidente De Luca ha posto l'accento sulla necessità di effettuare controlli molto severi, anche con l'ausilio dell'esercito, se lo sforzo che polizia e carabinieri stanno già producendo non si rivelasse sufficiente. Restare a casa è l'arma più efficace per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare al più presto alla normalità. E anche in Campania c'è carenza di sangue. La situazione critica era già stata annunciata dal presidente De Luca nei giorni scorsi. Per questo motivo ad Ischia si è deciso di indire una giornata di raccolta prevista per domenica prossima. Ce ne parla Luigi Trani dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue dell'Isola d'Ischia. Sentiamo. La situazione attuale è quasi drammatica perché in realtà non c'è più quell'afflusso di sangue che garantiva l'assistenza a queste persone. Per questo noi domenica effettueremo la donazione di sangue, anche per un senso di responsabilità verso un'attività che non può essere sospesa in alcun modo, in quanto rientra tra i LEA, cioè i livelli essenziali assistenziali. Quindi questa cosa è importante anche perché per le persone che verranno ad Ischia e si sposteranno da un comune all'altro, sappiate che in questo caso vi potete spostare e potete giustificare la cosa dicendo che state andando a donare sangue che è un LEA e quindi nessuno vi potrà sospendere, nessuno vi potrà mandare indietro. Abbiamo necessità di fare questa cosa e di farla nella massima sicurezza possibile e per il donatore come sempre e per il ricevente. Non c'è nessuna relazione tra l'altro che il coronavirus si trasmette attraverso il sangue, non è stata provata, quindi significa che la cosa potrebbe essere come non essere, però fino a questo momento non è stata mai provata la trasmissione attraverso il sangue. Non c'è ancora questa evidenza scientifica? No, non c'è questa evidenza scientifica, tutt'altro al momento. Noi effettueremo una donazione molto cadenzata, cioè le persone potranno andare sulla nostra pagina Facebook Donatori di Sangue dell'Isola d'Ischia, iscriversi e poi successivamente c'è un'applicazione di Doodle che scandisce ogni 15 minuti due persone, cioè ogni due persone potranno registrarsi e per effettuare la donazione. Contiamo di effettuare un massimo di 30 donazioni perché poi sul pulmino salirà una persona per volta, all'interno della struttura del presidio San Giovan Giuseppe andrà una persona per volta, quindi cerchiamo di mantenere le distanze previste per evitare trasmissione. Da premettere che i donatori devono stare in buono stato di salute, devono esserlo stato anche da 14 giorni fa in poi, quindi non devono avere avuto sintomatologie da coronavirus, questo è quanto. Dire raffreddore, febbre? Perfettamente, raffreddore, febbre e tosse. La donazione però ci sarà anche domenica prossima, quindi non ogni 15 giorni, ma ci sarà questa domenica e ci sarà anche domenica l'altra. Ci saranno sempre donazioni, tutte le domeniche effettueremo donazioni fino a quando la situazione non rientrerà nella normalità. Fermo restando che qua la situazione cambia di giorno in giorno, ci sono sempre nuovi aggiornamenti, speriamo che di rientrare il prima possibile nella normalità e quindi di riprendere con la cadenza di 15 giorni. Da lunedì prossimo, 16 marzo, ci saranno delle riduzioni nelle linee dell'EAV sull'isola di Ischia. Le novità principali: soppressa la linea 1 da Ischia per Sant'Angelo, le circolari destra e sinistra a partire dal pomeriggio partiranno dal capolinea ogni ora. La linea 7 diretta ad Ischia Ponte partirà invece ogni mezz'ora. La linea 3 per Casamicciola effettuerà la sua ultima corsa alle 16:45. E come cambiano invece i collegamenti marittimi da e per l'isola d'Ischia? La compagnia di navigazione Medmar ha sospeso le corse di traghetto con Napoli
e da Casamicciola. La Ali Lauro ha ridotto ad 8 le corse di Ali Scafo da Ischia per Napoli, 4 all'andata e 4 al ritorno, di cui l'ultima alle 17.55. La SNAV ha ridotto a 2 le corse di Ali Scafo da Casamicciola, va a Napoli alle 7.10, torna alle 12.30. L'ospedale sta rispondendo al meglio alle tante richieste della cittadinanza. Speriamo che non si verifichi mai nel meridione una situazione come quella della Lombardia, altrimenti sarebbe molto difficile da affrontare. A parlare è il dottor Domenico Loffredo, consigliere comunale di Forio, oltre che tra i medici impegnati all'ospedale Rizzoli. Sarà fondamentale, prosegue, rispettare le norme del decreto del presidente Conte. Sentiamo. Con il dottor Loffredo qui a Forio per capire come sta andando la gestione di questo Covid-19 qui ad Ischia. L'ospedale sta rispondendo bene alle tante richieste, anche se per ora, diciamo, di casi veri e propri, fatta eccezione per il turista bresciano, non ne abbiamo avuti. Sì, tranne il caso del turista bresciano, poi fortunatamente per la nostra isola altri casi non abbiamo avuto. Comunque l'ospedale sta rispondendo bene sia come personale che come attrezzatura, perché per la verità il direttore generale ha fornito tutti i presidi sanitari indispensabili sia per gli operatori che per i parenti degli operatori e per i degenti stessi. Quindi anche la tenda è stata allestita, sta funzionando tutto perfettamente. Per il momento riusciamo a tenere fronte a questa emergenza, sperando che non ci si verifichino dei casi come in Lombardia, perché poi sarebbe un problema per tutto il meridione. Quindi si fa un ulteriore sollecito, un'ulteriore informazione verso i cittadini a rispettare quelle che sono state le norme, il decreto del presidente Conte. Quindi, diciamo che la popolazione spesso reagisce con anche un po' d'ansia alle ambulanze che si spostano sul territorio anche per interfacciarsi con questi casi sospetti, vedendoli vestiti di tutto punto, con le tute, le mascherine, i guanti, però dobbiamo ricordare che non c'è nulla da temere, è solo gente che sta facendo il proprio lavoro. Ma questo è normale, avere un po' d'ansia in questi casi è abbastanza normale. Diciamo che gli operatori devono agire in questo modo anche proprio per tutelare le persone, i parenti stessi dei pazienti, quindi è una tutela verso la popolazione. Quindi non bisogna spaventarsi, mantenere la calma. Noi abbiamo istituito un numero della nostra amministrazione, per qualsiasi chiarimento basta chiamarci e daremo tutte le spiegazioni del caso. Veramente stiamo facendo un lavoro capillare col sindaco De Deo, abbiamo anche istituito una task force, un gruppo di lavoro proprio per tutelare e per tranquillizzare la popolazione, perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di panico in questo momento. Lei che è un medico, forse l'ultimo appello di questa intervista lo possiamo fare ancora alla cittadinanza, a chi in qualche modo accusasse qualche sintomo sospetto, di non andare assolutamente in ospedale. Assolutamente, bisogna rimanere a casa, contattare il proprio medico curante oppure i numeri forniti dalle amministrazioni. È inutile recarsi in pronto soccorso, anzi andare in pronto soccorso ci sta il rischio di pigliarsi l'infezione, quindi rimanere a casa tranquilli, per qualsiasi evenienza chiamare il proprio medico curante o il 118 che darà tutte le spiegazioni del caso. Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a meno che non siano in imminente scadenza o sospesi in base a espresse previsioni normative. E quanto prevede una direttiva del direttore Ernesto Maria Ruffini a seguito dell'Agenzia delle Entrate, a seguito del DPCM dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del coronavirus. E l'AICOM informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'emergenza coronavirus ha deciso di prorogare i termini dei versamenti fiscali al 16 marzo. Nuove scadenze e sospensioni saranno chiariti nel prossimo decreto legge. I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri relativo alle misure di contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria. E venerdì 13 marzo, dalle ore 21 fino alle ore 6, nel comune di Forio inizierà una campagna di pulizia e disinfezione delle strade. A tal proposito si raccomanda ai cittadini di evitare
di lasciare panni stesi all'esterno delle proprie abitazioni questa sera, di tenere in casa gli animali domestici e, laddove possibile, evitare di muoversi lungo le strade cittadine nella fascia oraria suddetta, anche se seguendo l'ordinanza di De Luca tutto ciò sarebbe praticamente impossibile. È scomparso nella notte appena trascorsa Domenico Savio, un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri, ai più deboli, ai lavoratori ed agli operai. Ha dato spesso voce a chi non aveva voce. Ha combattuto in piazza e nei consigli comunali da sindacalista, da consigliere comunale o da semplice cittadino per far emergere la trasparenza, la coerenza, l'uguaglianza, la libertà. Con il suo partito, il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, i suoi giornali L'Uguaglianza Economica e Sociale, Potere Proletario e Il Comunismo e le tante apparizioni su Teleischia con la sua rubrica Potere Proletario, ha segnato un'epoca di lotte politiche sulla nostra isola. Con Domenico Savio, l'isola di Ischia perde uno dei suoi punti di riferimento più importanti e sicuramente il più grande difensore del comunismo. Ci lascia un uomo di grande cultura e sensibilità, un esempio per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Oggi l'isola di Ischia è listata a lutto. L'isola da oggi è più povera. Le condoglianze al figlio Gennaro Savio e dalla famiglia tutta da parte di Enrico e Pino Buono, Amedeo Romano e tutto lo staff di Teleischia. Costruire un mondo nuovo di uguaglianza esistenziale per uomini e donne. È questo il messaggio che ha lasciato Domenico Savio alle giovani generazioni nell'ultimo discorso pubblico, reso il 16 febbraio scorso, quando nel giorno del suo 80° compleanno presentò i primi due volumi da lui realizzati e contenenti gli scritti e le riflessioni degli ultimi 20 anni di produzione e promozione politica. Ascoltiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Domenico Savio. Ogni uomo o donna cosciente che abita sulla terra lascia un'eredità socialmente importante della sua esistenza, da preservare e trasmettere alle future generazioni. Attraverso lo scritto o altro mezzo di conservazione e divulgazione di massa, l'impegno per il miglioramento dell'organizzazione sociale e della coesistenza, la lotta sociale per raggiungere livelli sempre più alti di convivenza collettiva, fraterna, ugualitaria e altruistica, il passaggio da un'epoca inferiore in termini di rapporti sociali tra gli individui a un'altra superiore, per quanto attiene all'azione e all'applicazione dei principi della solidarietà e del mutuo soccorso, fino al raggiungimento di una convivenza umana pienamente e concretamente fondata sulla totale uguaglianza economica e sociale tra tutti i membri della comunità. La democrazia e la libertà sono effettivamente tali solo quando tutti gli individui godono delle identiche condizioni materiali della vita. Spetta a ognuno di noi, nella vita, contribuire a preservare e tramandare alle future generazioni tale patrimonio di conoscenze e di emancipazione sociale. A difesa dei diritti e dei bisogni di vita delle masse lavoratrici e per la costruzione della società socialista, lunga la strada dell'edificazione di quella comunista, costituiscono gli strumenti, per quanto possano essere utili, con i quali mi accommieterò dalle generazioni mie coetanee e mi consegnerò alle prossime generazioni per costruire un mondo nuovo di uguaglianza e dignità esistenziale per tutte le donne e gli uomini che continueranno ad abitare questo pianeta. Però di una cosa mi sento di essere certo, di aver vissuto da comunista per il comunismo. Ed ora la lunga pagina dei saluti a Domenico Savio, a manifestare il loro cordoglio per la scomparsa di questo importantissimo personaggio. Sono anche gli avvocati Gianpaolo Buono e Bruno Molinaro che scrivono: «Essere comunista non vuol dire essere necessariamente d'accordo con un'idea, ma riuscire nei fatti a donarsi agli altri, soprattutto ai più poveri, e ad alleviarne le sofferenze.
Domenico Savio ha dedicato tutta la sua vita agli umili e ai bisognosi, soprattutto nella lotta incessante per il diritto alla casa, senza mai risparmiarsi, senza mai rivendicare come propri i risultati raggiunti, associando il più grande amore per il prossimo alla più grande opposizione all'ingiustizia, talvolta anche di Stato. Domenico era un vero comunista, forse l'ultimo alfiere di un comunismo dalle radici cristiane. Un uomo buono, generoso, puro e dalla schiena dritta, paladino del popolo e difensore indomito di valori irrinunciabili per una società sempre migliore. Il tuo esempio non verrà mai meno. Che la stessa terra ti sia lieve, fratello Domenico. Un abbraccio forte ai carissimi Gennaro e Gabriella, alla sorella Anna e ai parenti tutti. E anche il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, esprime il suo cordoglio alla famiglia Savio. Addio ad un protagonista della vita politica e sociale della nostra isola. Ricordare Domenico Savio significa ricordare un uomo coraggioso, determinato, onesto ed altruista. Un uomo di cultura che ha sempre combattuto per i più deboli con una straordinaria passione. Un politico nell'accezione più piena. Ai suoi familiari, ai suoi cari, le più sentite condoglianze. E anche Rifondazione Comunista dell'isola di Ischia si unisce al dolore dei compagni del PCML per la perdita di Domenico Savio, esempio di coerenza e di onestà. Stringendoci attorno a Gennaro, ai nipoti, ai parenti tutti, aspettiamo la fine di questa quarantena per poter omaggiare il caro Domenico come meritava, fanno sapere. E il sindaco e l'amministrazione comunale di Barano d'Ischia partecipano al dolore della famiglia Savio per la scomparsa del caro Domenico, segretario generale del PCML, uomo di grande spessore culturale e politico. E non manca il cordoglio di Nicola Lamonica, dei comunisti italiani, al compagno Domenico Savio il sincero ringraziamento per aver lasciato al Movimento Popolare delle Isole e non solo una prestigiosa eredità di riflessioni e di insegnamenti per le future generazioni. Si è spento Domenico Savio, arriva il cordoglio anche da Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale. Ci siamo spesso scontrati per le idee politiche differenti, ma è sempre stato una persona coerente e trasparente e dalla parte dei più deboli. Ho avuto modo di conoscerlo di persona, è sempre stato una persona coerente e trasparente dalla parte dei più deboli e per questo l'ho sempre ammirato. Dunque terminiamo così la pagina dedicata ai saluti di cordoglio a Domenico Savio e vediamo le previsioni del tempo sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione. Buona serata.